Ciao amiche e ciao amici, come fare innamorare un uomo difficile? Gli uomini difficili sono quelli iperlogici, che hanno una componente logica, razionale molto forte, tendono a comprimere le emozioni. Sono difficili perché non si coinvolgono emotivamente, hanno le emozioni che tendono ad essere compresse e quindi si esprimono pochissimo. E tra le emozioni, tra l'altro, quelle che si esprimono maggiormente sono la rabbia, il rancore e il risentimento. Per cui, se vuoi coinvolgere un uomo difficile, devi andare a stimolare proprio questo tipo di emotività. L'emotività che devi andare a stimolare è appunto legata alla rabbia, al rancore e al risentimento. E devi quindi farlo incazzare un pochettino, perché nel momento in cui lo fai incazzare, generi subito l'unica emozione che lui è in grado di vivere, perché il pathos, l'innamoramento, il coinvolgimento ce l'ha compresso, per cui la parte emotiva è disponibile a viversi le emozioni, viversi queste emozioni qua, per cui meglio che niente sono le emozioni che puoi fargli percepire. E come fare a fare questo? Beh, è semplice, abbastanza semplice. Basta mettersi in un rapporto simmetrico nei suoi confronti. Cosa vuol dire un rapporto simmetrico? Un rapporto simmetrico è un rapporto in cui fondamentalmente quando dice qualcosa la risposta che gli dai è io non sono d'accordo con te. E questa risposta, io non sono d'accordo con te, genera subito emotività, genera subito rabbia, rancore, risentimento e diciamo che sono quelle persone che stanno unite, si legano più sul risentimento che sul sentimento, però il risentimento le unisce, un po' come dire, per fare un esempio, la relazione cinematografica tra Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, dove il battibecco è quello che tiene unite le persone, oppure un'altra relazione cinematografica, quella tra Don Camillo e Peppone, dove c'era sempre un battibecco, c'era sempre come dire, una posizione simmetrica, ma questo era quello che teneva di fatto unita la coppia. Quindi, quando incontri una persona difficile, iperlogica, tignosa, vagli a stimolare la rabbia, vagli a stimolare un po' di aggressività, mettendoti in rapporto simmetrico, cioè quello che dice lui non va bene fondamentalmente. Otterrai subito un consenso dalla parte emotiva. Ovviamente dovrai poi ogni tanto gratificare anche la parte logica, altrimenti se non gratifichi mai la parte logica rischi il cortocircuito, quindi va calibrato bene il tutto. Bene, per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda, postata nei commenti, riceverai un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!